Un viaggio mistico tra sonorità mediterranee, medio orientali e celtiche. Quello di Lorena McKennitt allo Sferisterio di Macerata è stato molto più che un semplice concerto. La cantautrice canadese, classe 1957, con origini scozzesi e irlandesi che hanno profondamente influenzato la sua formazione artistica, è tornata in Italia per il suo tour mondiale con un nuovo album di inediti pubblicato a maggio del 2018 dal titolo Lost Souls. Con oltre 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la voce fatata e inconfondibile di Lorena McKennitt ha ripercorso 30 anni di carriera, riproponendo i suoi brani più famosi e incantando il pubblico con più di 2 ore di concerto in un susseguirsi ininterrotto di pura magia musicale. Sul palcoscenico dello Sferisterio, accanto alla cantautrice e polistrumentista Lorena McKennitt, voce, arpa, pianoforte e fisarmonica, c'erano anche Brian Hughes, chitarra, oud e buzuki celtico, Caroline Lavelle, violoncello, flauti e voce, Hugh Marsh, violino, Dudley Phillips al contrabbasso e Robert Bryan alla batteria, in una sintonia perfetta e impeccabile. Il concerto, inserito nella rassegna Sferisterio Live dell'associazione Arena Sferisterio e del comune di Macerata e realizzato in collaborazione con la Best Eventi, ha richiamato tantissimi fan abruzzesi che sperano vivamente di poter accogliere la straordinaria cantautrice in terra d'Abruzzo in occasione del suo prossimo tour mondiale.